parte oggi il cantiere per il nuovo interscambio di bus, che però non sarà solamente un interscambio di bus, sarà anche un biglietto da visita per chi arriva in città. Sì, sicuramente un biglietto da visita per chi arriva in città, perché è proprio un'area all'ingresso di Fiumicino, quindi quest'area sarà tutta quanta bonificata, saranno realizzati circa 400 posti macchina con un parcheggio di scambio dei bus, partendo proprio da questo parcheggio di scambio dei bus che vanno verso Ostia, verso Parco Leonardo, la stazione ferroviaria, verso l'aeroporto. In questo punto vogliamo cercare di creare una sinergia diretta con la stazione ferroviaria dell'aeroporto, ma anche per portare i nostri concittadini presso la sede lavorativa dell'aeroporto. Ma tornando all'intervento in se stessa, andremo a realizzare 148 posti per i banchi che sono oggi alloggiati su via Fiumicino. Via Fiumicino, dove alloggiano oggi, è un'area che non può più essere usufruita, perché i nostri cittadini si lamentano ogni volta che arriva il sabato mattina, perché hanno il parcheggio occupato, lo spazio auto occupato, le vie di fuga occupato. Quindi, trasferendo il mercato in questo luogo, avremo anche una bonifica stessa di quell'area e una riqualificazione di quest'area. In questo punto è un punto cruciale anche per le piste ciclabili. Abbiamo proprio qui delle piste ciclabili che vanno verso Focene, verso Fregene, verso Fiumicino stesso, verso il lungomare, ma anche verso la parte di Parco Leonardo. Insieme all'ADR stiamo progettando, abbiamo già progettato, una pista ciclabile che parte da questo punto e arriva all'interno dell'aeroporto stesso. Quindi, oltre alla bonifica, abbiamo cercato di fare anche delle cose funzionali con i bus, con le biciclette ciclabili, con i parcheggi, con la liberazione dell'area su via Fiumicino. Quindi è un insieme di cose che ci auguriamo che i nostri concittadini apprezzino.